l'edizione dei record, Presidente? Beh, insomma, sembrerebbe di sì quest'anno. Sicuramente il numero delle squadre è salito a 40 e mi dispiace per tutte quelle che sono rimaste fuori. Guardate, non lo diciamo per farci grandi, ma dopo 10 giorni l'apertura, arrivare a 40 squadre in 10 giorni di iscrizione è dover dire di no, perché la paura nostra è che non sarà in grado poi di poter mantenere uno standard qualitativo alto. Considerate che già sono 700 gli atleti che arriveranno, sono circa 1700 persone che riempiranno questo palazzetto. Abbiamo sistemato in 13 alberghi fra provincia di Arezzo più di 1000 persone, e altre 1000 si sono organizzate da sé in bed and breakfast, perché ovviamente uniscono la visita al vedere un po' il nostro territorio. Quindi tutti questi numeri hanno bisogno però anche di volontari. Allora, i nostri volontari SBA sono circa 40 in quei 3 giorni per 80 partite in 9 palazzetti, devono essere tutti certificati con il DAE, perché noi dobbiamo essere in regola con tutto. Quindi tutto questo comporta un lavoro, un sacrificio immenso. Io non posso fare altro che ringraziare tutti i nostri collaboratori, tutta la nostra dirigenza, perché stanno facendo questa operazione ormai da 5 mesi, e in più ci si è messo 2 cose che giustamente, per fortuna, che sono i playoff e che è la nuova terza struttura. Cioè, tutta questa operazione in questa settimana è veramente devastante, però lo facciamo con estremo sacrificio, anche perché penso che questa cosa del trofeo Guidelli porterà ad Arezzo un indotto. Qualcuno mi ha detto di dire questa cosa, che i numeri che abbiamo fatto potrebbero superare l'1% del PIL della città, e questo mi fa molto piacere. Comune di Arezzo sempre vicino a questa manifestazione, che insomma è un esempio di come anche gli eventi sportivi possono rappresentare un'occasione, perché no, anche economica per la città. Sì, perché saranno 3 giorni importanti, è prevista la partecipazione di 40 squadre, under 12, under 13, under 14, con un indotto di 800 atleti e con un 2000 fra accompagnatori ed atleti, per cui saranno 3 giorni dove vedranno gli alberghi di Arezzo impegnati, vedranno tanta gente per le strade d'Arezzo. Insomma, poi è un torneo longevo, perché si arriva al 35esimo anno. Insomma. Esatto, la 35esima edizione, e le squadre sono sempre maggiori, tant'è che hanno dovuto fermare le iscrizioni perché in 10 giorni hanno avuto il tutto esaurito.